Buonasera e bentornati cari amici di Focus 3.0, ben arrivati a questo nuovo appuntamento della rubrica Camminare in Coscienza. È una rubrica che Focus 3.0 ha voluto creare insieme a una persona così speciale come Bruno Pepe. Questa sera, in questo appuntamento, noi parleremo di un argomento molto interessante, cioè la sacralità. Sacralità qua, come? Al femminile? Al maschile? Che cos'è in realtà questa sacralità? Insomma, ne parliamo con il nostro bravissimo Bruno Pepe, che adesso facciamo accomodare. Eccolo qua. Bentornato, caro Bruno. Grazie. Allora, siamo in questo secondo appuntamento di questa rubrica che abbiamo iniziato nella stagione scorsa e appunto dicevo ai nostri amici che questa sera parliamo di un argomento molto interessante di cui sovente si sente nominare il termine eco, però noi con te e grazie a tutto il tuo lavoro e a tutta la tua esperienza e a tutte anche i tuoi contatti con altri mondi, insomma possiamo affrontare l'argomento della sacralità. Quindi che cos'è la sacralità? La sacralità, noi sentiamo parlare molto della sacralità femminile, no? La Dea Madre, insomma, io credo che la prima domanda da farci sia che cos'è la sacralità e poi la sacralità è solo femminile o anche maschile? Infatti, ti ringrazio e ringrazio quanti avranno la pazienza di seguirci e di soprattutto ponderare le nostre parole. In effetti la gente comune, e per comune non intendo dire la gente priva di intelligenza o di capacità intuitiva, ma la gente che continua a viversi in un mondo sentendosi esclusivamente legata alla sfera terrena, del materiale, del oserei dire mai come ora, del riuscire a vivere nel sopravvivere, nelle diverse difficoltà che la vita ci porta. Ma questa serata vorrei dedicarla, grazie a te, al concetto di sacralità, di ciò che è sacro e soprattutto in gran parte alla parte di sacralità femminile, la parte corrispondente per la parte uomo che evita di conoscere e di apprendere. Tu hai fatto una bellissima introduzione. Cosa intendiamo per noi di sacro? Cos'è il sacro per noi? È sacro ciò che ci chiede la religione o le varie religioni di consacrare e quindi rendere sacro, o è connesso più intimamente ad un senso di conoscenza profonda di una parte nostra, non cognitiva a livello razionale, ma senziente nel nostro profondo? Allora possiamo avere diversi livelli di concetto di sacralità, che non è solo la sacralità che giustamente le religioni ci chiedono, che poi diventano anche parte di culti, di venerazione. Questa sera dovremmo, mi auguro, vedere l'aspetto di sacralità che c'è in ognuno di noi. Facere sacro, rendere sacro. È un po' come quando a volte le religioni ci dicono di sacrificarci, vero? Certo. Ma in senso profondo, sacrificare significa rendo sacro. Non debbo punirmi, debbo privarmi. Debbo privarmi, altrimenti non entro nella dottrina di una fede o di una religione o di una, oserei dire, lessico impropriamente interpretato. Facere sacro vuol dire rendo sacra la mia vita. Questa terminologia in molti di noi ha perso il vero profondo significato e lo riserviamo solo ai culti religiosi, ciò che per le varie religioni è e dovrebbe, giustamente, essere non solo reso sacro nell'officiare esteriormente, ma nel renderlo sacro, nel portarlo dentro di noi, come senso di appartenenza in uno stato di coscienza più profondo al dono che abbiamo ricevuto, che è la vita. Ma questo in molte persone è difficile, perché molte persone ritengono che la vita non sia un dono, ma che la vita la debbano vivere comunque senza dare valore a ciò che la vita sta offrendo loro. Tante volte la subiscono. La subiscono. Qui ci potremo riallacciare, sia pure velocemente, con quanto abbiamo cercato di esporre con quella conferenza su Atlantide. Quella separazione avvenuta dentro di noi, che non è solo la separazione con la nostra parte spirituale vera, ma è diventata anche la separazione con la nostra parte di fisicità e di realtà di essere un essere unico, dove non esiste il maschile e il femminile, ma dove esiste l'essere che vive esprimendo una parte di qualità, pur avendo all'interno la controparte, che non percepisce e riesce a stento a trovare in sé e cerca di compensarla con la ricerca del maschile o del femminile. Mentre l'essere sacro è anche nell'uomo, con una diversità, oserei dire, notevole. Perché nell'uomo non vi è il potere, l'energia di creare la vita. Nell'uomo c'è la complementarietà della parte sacra, della parte femminile, che una volta fecondata crea la vita e alimenta la vita che nel suo grembo sta nascendo. Quindi la parte dell'uomo è relativa unicamente al momento del concepimento, ma la vera sacralità della vita è legata all'aspetto femminile, perché è l'aspetto che nutre, è l'aspetto che continua a donare, è l'aspetto che continua a percepire amore per l'essere che sta gestendo e che sta nutrendo nel suo seno. Questo per l'uomo è difficile da comprendere. La cura, il crogiolo, certo. Bravissima, la cura, il crogiolo, non solo. Ma c'è anche da sottolineare che nella parte femminile c'è il punto, è il sacro principio creativo e la potenzialità di poter essere sempre nella possibilità di donare, la sua capacità di accogliere. Il ruolo della donna come dea madre ad un certo punto non è più stato riconosciuto ed è caduto nella qualità. Perché cosa è accaduto in tempi remoti? Che l'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza e quindi Dio l'ha creato, l'uomo ha creato il Dio uomo. È maschile, il Dio è maschile, il Dio. E la dea è la parte femminile? Certo. Per essere sacro è l'essere sacro, perché agli occhi dell'Altissimo, agli occhi del Padre, è sacro nella sua integrità. Perché come la donna ha in sé quella parte maschile che cerca di ritrovare poi nell'uomo, nella coppia, altrettanto nell'uomo c'è la parte femminile. Ma cosa accade nell'uomo quando vive la parte femminile che gli dà dolcezza, gli dà accoglienza, gli dà sensibilità? L'uomo teme di perdere la virilità, teme di non essere più l'uomo capace di guerreggiare, di difendere la sua casa, la sua famiglia, e teme di apparire debole. In questo l'uomo perde gran parte della sua vera integrità, perché non dà spazio anche alla parte del femminile. Quando vi fu la creazione non vi era il verbo che era maschile o che era femminile, vi era la voce, non vi era una voce, vi era la voce, come dice nella Genesi. Quella voce non era né maschile né femminile, ma era nella potenzialità di contenere i due aspetti. Il verbo. Il verbo. E il verbo non è né maschile né femminile. Ma quando la donna si separò dall'uomo, nell'atto della separazione della dualità, 25 milioni di anni fa, portò in sé dentro ben più di energia rispetto all'uomo, perché portò quella sua traccia di luce infinita che era la forza di poter creare e donare vita, ma aveva necessariamente bisogno della parte maschile per creare, perché era nella potenzialità ma non nel potere. Allora, l'uovo femminile è un piccolo sole, ha un potere enorme perché contiene la potenzialità ma manca della fecondità che arriva da parte dell'uomo. Ma il ruolo dell'uomo poi lì termina. Per poter creare la donna ha forzatamente necessità di unirsi all'altra qualità di energia, quella che si separò da lei, la parte maschile. Ma il cosmo, l'universo, contiene il maschile e femminile, e molta gente non si rende conto che quanto noi vediamo di materia oscura, il mondo oscuro, la parte oscura al di là delle stelle, quella parte oscura è il grembo femminile che contiene la parte maschile in movimento che è data dai pianeti, dai sistemi, dalle galassie che sono in movimento. Ma quel movimento è retto nel suo movimento dall'energia femminile. Questo l'uomo ha difficoltà a comprenderlo. Ma anche ad accettarlo. Ha difficoltà ad accettarlo. Perché? Perché l'uomo da sempre, e credo che molti uomini qui avranno da obiettare, l'uomo da sempre ha temuto la donna. Perché anticamente il potere era femminile. Perché da sempre ci sono state le deità, non solo nel Pantheon greco, non solo nel Pantheon egizio, ma la donna era venerata, era riconosciuta non solo come dea madre, ma diventava anche la madre nell'ambito della famiglia. Aveva un ruolo predominante un tempo, ma poi, come sempre, soprattutto le caste sacerdotali, portarono l'annichilimento della parte femminile. Quindi la donna fu defenestrata da quel ruolo di deità e venne anche inficiata di non avere l'anima, attenzione, perché, certo, perché la stessa religione cattolica dichiarava che la donna non aveva animo, essendo di origine quasi infernale, perché tentava l'uomo. Ma perché tentava l'uomo? Perché nell'istintività della donna c'è il desiderio di creare, porta avanti il senso della creazione della vita. Allora la donna, avendo perso il suo ruolo primario, ha assunto un ruolo secondario attraverso l'immagine fisica, sessuale, materiale. Il richiamo è diventato un richiamo esteriore per l'uomo, ma non più come fase di completamento della sua parte maschile mancante. Il decadimento che avvenne allora al tempo degli Atlantidei portò la sfera di materialità anche nella donna. Questa perse il concetto profondo di sacralità dentro di lei, che fu rivestita poi nei vari culti ancestrali che ancora oggi esistono, ma una parte sua di venerazione interiore venne male, venne a venire meno, e l'uomo la vide nel tempo meramente come una semplice, perdono il termine, fattrice, come colei la quale doveva solo dare a pagamento piacere all'uomo, si perse la complementarietà. E tu mi insegni che ancora oggi ci sono alcune zone dove le donne viene anche, ancora oggi, oserei dire, violentata la sua parte di intimità con delle operazioni che non esito a definire abominevoli. Quindi non c'è il minimo rispetto per la parte, l'umiliazione, il doverla piegare ancora di più ad un ruolo secondario, ad un ruolo subalterno all'uomo. E questa parte ha portato man mano nel tempo a far perdere alla donna non solo la sua vera valenza, non solo la vera parte predominante, ma la donna fu vista come peccatrice sporca. Non solo, aveva portato la donna ad un mero livello di oggetto di piacere. La coscienza dell'appartenenza del tutto nei diversi ruoli, sia l'uomo che la donna, fu completamente cancellata. Quando io parlo del femminile sacro, mi rilascio poi ad antichi poemi epici, capisci? L'epoca dei vari condottieri, dei vari guerrieri, quando ritornavano a casa a trovare il conforto della compagna, della donna, della moglie, dell'amante, dell'amica con cui condividere. Ma qual è il vero ruolo che adesso ha assunto la donna nella nostra società? È un ruolo di competizione, perché la donna vuole essere come l'uomo. L'uomo ha perso gran parte della sua connotazione, si è creata una confusione dove non c'è più complementarietà, ma c'è una sorta di lotta di superiorità. E c'è la totale mancanza di valori nella coppia vera. Non c'è più il desiderio della condivisione, non c'è più la complementarietà, ma c'è lo scontro. E non c'è più neanche il confronto, perché nel confronto ci potrebbe essere un nuovo assetto di ruoli che è venuto meno. E questa parte di conferenza che avevo tenuto allora era stata decisamente approfondita per cercare di far riemergere nella donna il piacere di essere donna in quanto tale, ma in quanto tale come stato d'animo, come stato di coscienza, nel riconoscere il ruolo dell'uomo, ma dare valore al ruolo della donna, che ora cerca di avere solo nell'immagine esteriore, nella bellezza esteriore. Il problema è sicuramente quello della sopraffazione dell'ego, sia da una parte che dall'altra. Cioè, diciamo che da parte degli uomini c'è stata appunto questa sopraffazione perché, come dicevi tu prima, probabilmente le donne facevano paura. Non dimentichiamo che ci sono state le civiltà dove c'erano le donne al potere, dove abbiamo esatto. E quindi penso che sia questa forse l'aspetto, come dici tu, cioè riuscire ad andare a vedere il sacro sia nell'uomo che nella donna, riconoscendo sia nell'uomo che nella donna queste due complementarietà, e senza l'esaltazione che porta dell'ego, che porta allo scontro e alla sopraffazione. Allora, il vero significato dell'essere, la vera natura della nostra parte femminile e la vera natura della parte maschile è difficile da noi comprendere perché ne abbiamo perso il senso della vera sacralità. È difficile parlare di sacralità dell'energia maschile perché nell'energia maschile ci dovrebbe essere saldezza, verità, forza, equità. Quindi quella parte di forza, di equilibrio, che non è che la donna non vive, ma la donna lo vive in un aspetto più dolce, più accogliente, più comprensivo, più materno. D'amore, esattamente. Ma l'uomo quando vive queste parti, non lo vive nella parte del ruolo che sta vivendo nella parte maschile. Lo vive esclusivamente essendo maschio, essendo uomo, non riconosce la sua parte femminile. Quando io mi sento raccontare in alcune situazioni che vivono alcune coppie, mi chiedo, ma dove è perso il piacere, oserei dire, del momento di intimità vero? Da cosa è stato sostituito? Da un mero piacere personale fisico? O è un richiamo dell'anima perché in quel momento io risveglio in me, attraverso la mia compagna, la mia parte femminile e la mia parte maschile nel suo animo risveglia la sua parte maschile. Allora ognuno di noi trova nell'altro la complementarietà. Capisci cosa voglio dire? Certo. Io mi ero permesso di dire una volta durante un corso, non rammento, forse più di una volta, che quando facciamo veramente l'amore, lo facciamo con noi stessi, perché l'altra parte permette a noi di trovare quella parte femminile o maschile che non potremmo trovare mancando l'altra parte di polarità di energia. Questo cambia il concetto anche della sacralità del rapporto, perché non diventa più un rapporto meramente fisico, sessuale, ma diventa un rapporto di anime. Quello che attraverso il tantra, certe persone lo cercano, il tantra, che è espansione di coscienza, ma io devo essere in quello stato di desiderio. Accolgo la mia sposa, accolgo la parte femminile, ma l'accolgo in che modo? Con l'amore per dare a lei il senso del mio riconoscimento o cosa? Capisci la decadenza che è avvenuto? Ma stavo per dirti, cioè lo scenario attuale ci presenta una realtà dove c'è bisogno davvero anche qui di andare a recuperare il senso e il riconoscimento dei valori nostri, quelli più profondi. Ecco. Tu hai detto una cosa bellissima prima, cioè con l'amore. Allora, l'amore della donna che dà la saggezza compensa l'equità dell'energia maschile, perché attraverso la saggezza della donna, quando questa è in quella vera qualità, riesce a mitigare e addolcire la parte maschile. Ecco i due aspetti quando riescono poi a complementarsi a vicenda e a completarsi a vicenda, perché la natura è sacra, perché crea la vita e la rigenera costantemente la vita per i suoi figli. Noi dovremmo prendere esempio dalla natura che crea in continuazione, si trasforma in continuazione, ma continua a generare in continuazione vita. Questo è nel grembo della donna. Come la madre genera il figlio, lo partorisce, lo nutre con il suo seno, così fa la natura con le piante. Ma siccome noi abbiamo dimenticato la nostra appartenenza vera, tutto si ritorna. Siamo natura noi. Siamo natura, Bruno. Brava. No? Ma quanti sentono? Noi siamo natura, quindi dovremmo comportarci come la natura. Cioè abbiamo in noi lo stesso seme di tutto ciò che ci circonda. Vedi, in quella conferenza non è che noi siamo staccati, non siamo staccati, no? Noi siamo natura, non siamo un'altra cosa. No, Bruno? Sai, Anna, cosa abbiamo timore? Abbiamo timore di abbracciare quella parte dolce, quella parte di amore vero, di rispetto vero, perché temiamo di perdere il bisogno di riconoscimento dagli altri. Questa parte non vuol dire doversi abbassare, doversi inchinare, serve solo aprire il sentiero. Serve solo sentirmi di essere sì uomo, ma anche la mia parte femminile. anche la mia parte di dolcezza, di tenerezza, di comprensione, anche di debolezza, che non vuol dire non avere forza, ma avere anche quella parte dolce che mi aiuta a meglio comprendere e accettare anche la mia parte maschile. Ma questo mi permette di accettare e comprendere anche l'altra parte femminile che vedo nella mia compagna, capisci? Certo. E se questa parte lo vive anche la donna, riconoscendo quella parte sua maschile, allora in quel momento c'è la vera unione delle due parti, perché non è più complementare, avviene l'unione. È quello che avviene nel momento culminante di un rapporto fisico, quando in quel momento non si è più uomo né donna, ma è pura energia in espansione. Ma se perdiamo... Che genera. Bravissimo. Bravissimo. Allora, dov'è la sacralità? La sacralità è nel riconoscere innanzitutto la nostra origine prima, qualunque essa sia, ma avere la sacralità nei confronti della vita, del mondo, della natura che ci ospita. Ma io già non ho rispetto e non ho sacralità per la natura, non ho amore per la natura, come posso avere amore per un'altra natura, che questa è la compagna che magari posso avere accanto, capisci? La nostra donna, la donna come l'uomo, è fatta di carne ed ossa. Cosa ci differenzia dentro di noi? La differenza della sessualità? Lei è donna, io sono uomo? O abbiamo dentro di noi e possiamo finalmente ritrovare il nostro aspetto che può permettere di comprendere l'altra parte, se l'altra parte desidera poter essere accettata e accolta anche nella sua parte di mascolinità e di femminilità. C'è una grande confusione perché abbiamo perso i ruoli, perché tutti vogliono essere tutto. L'uomo sta diventando più femminile, la donna sta diventando più maschile, l'uomo vuole diventare edonisticamente amato dalla donna, solo per l'aspetto esteriore, la donna vuole avere il potere sull'uomo, ma crede, si illude di avere il potere sull'uomo. In realtà sta solo sacrificando la sua parte vera di femminilità. Ci ritroviamo? Sì. A pieno. Vi lascio parlare perché non voglio interrompere il ragionamento. No. Avrei piacere di che tu abbia a interloquire. Credo che ci sia, in tutto il percorso che abbiamo fatto sin qua abbiamo capito come sia importante la complementarietà, no? Quindi la nostra unicità è generata da questi due aspetti e tutte le volte in cui noi mortifichiamo uno di questi due aspetti, in qualche modo energeticamente creiamo degli squilibri, creiamo degli squilibri. Ora adesso, come dicevi tu prima, adesso c'è molta confusione. E poi adesso quel che è peggio, cioè c'è anche si sta creando una visione di quella che può essere la nostra sacralità totalmente distorta, perché esiste più una questione di sessualità, di fisicità, cioè adesso addirittura siamo arrivati al punto in cui un bambino deve decidere di che sesso vuole essere, cioè io su questo fronte lo trovo che sia veramente un percorso molto disastroso, perché secondo me è proprio un percorso malintenzionato, cioè con delle intenzioni a livello di dietrologia che sono abbastanza inquietanti, no? Capisci quanto è stato dissacrato il senso del sacro? Sì, e per il sacro non mi... Stiamo parlando appunto. Esattamente. Io vorrei portarti un esempio semplice. Quando abbracciamo veramente con amore una persona, cosa vogliamo comunicare a quella persona? Simbolicamente la portiamo dentro di noi, la sua energia compenetra la mia energia. Quell'abbraccio, quel tenerla tra le braccia, quasi volerla proteggere. Guarda istintivamente quando un bambino piccolo corre tra le braccia dalle madri. Perché? Perché sente la protezione della madre, vero? Certo, è un richiamo energetico. Quasi, è un richiamo energetico. Allora, noi dovremmo portare in questo abbraccio, racchiudere idealmente non solo la nostra energia, ma racchiudere idealmente quel senso di coscienza, di condivisione, per impedire che la mia parte di singolarità maschile possa avere sempre il predominio, quindi avere il giusto equilibrio tra le due parti. Quello ci può portare un senso di proteggere anche la nostra parte più greve, proprio da quella parte aggressiva che può nascere in noi, come se noi abbracciassimo noi stessi in quel momento, per proteggere la nostra singolarità finché non ritrova la sua dualità vera. Capisci il senso più sottile? Certo. È una questione di troppo raffinata per questi tempi in cui siamo scesi, siamo scivolati, no, dall'Olimpo. Ma purtroppo, vedi, sta accadendo che cosa? Che la parte femminile, che sa ricevere, accogliere e sa donare, ha dimenticato chi è. Ma il gran vero lavoro è quello della madre terra, e l'uomo a sua volta non sa cogliere la parte femminile che raccoglie, ma vede la parte maschile dura, la parte maschile che è priva della capacità di creare, di donare la vita. E quindi ha assunto un ruolo quasi di prevaricazione nella parte femminile e lascia la parte dell'accoglienza alla parte femminile, non subentrando più alternativamente i ruoli, capisce? E questo ha fatto perdere gran parte della sensibilità. Sì, anche se devo dirti, adesso io lancio un... scusate, adesso voglio fare un attimo un po' l'avvocato di difesa, perché secondo me comunque ci sono degli uomini che invece stanno recuperando questo aspetto. Le donne riconoscono molto, riconoscono subito quegli uomini che hanno quella parte del femminile, che tirano fuori quella parte del femminile, che vivono in un modo così autentico questo riconoscimento della propria identità e della propria, come dicevi tu appunto, sacralità di fondo. Così anche come, e quando c'è, ripeto, quando secondo me quando c'è lo squilibrio che vengono fuori anche da parte delle donne, no? Cioè, ne vediamo delle donne che hanno cioè abdicato a quella che è la propria sacralità per portarsi su un modello di molto maschile, perché assolutamente è anche da una parte è un movimento di emulazione, dall'altra è un movimento di difesa, ma può anche essere giustamente interpretato così, perché comunque noi donne nella storia abbiamo sempre fatto una brutta fine grazie a questo fatto che io dico sempre scherzando, ma questo perché gli abbiamo dato una mela, ma se gli avessimo dato un kiwi come sarebbe andata la storia, no? Ecco. E se fosse stato un kiwi al posto della mela, come sarebbe andata? Appunto. Facciamo attenzione, perché purtroppo io in questa mia incarnazione sto rivestendo un ruolo maschile, la mia immagine maschile, sono l'uomo. Ciò non toglie che c'è la mia parte femminile, ma facciamo attenzione, sono stati gli uomini a decapitare tutto ciò che poteva essere del potere femminile, perché sono stati gli uomini a detronizzare la Dea Madre a suo tempo, non solo, ma hanno imposto alla donna quella sottomissione anche psicologica. L'uomo ha timore della sua parte femminile, perché ha timore di non trovare in lui la forza che c'è nella donna, perché la donna, la parte femminile di energia, ha più capacità di sopportare il dolore, ha maggiore capacità di subire a lungo nel silenzio, che non è nell'uomo, perché l'uomo deve essere coercito in questo. Cosa accade? Che la polarità contrapposte che la donna e gli uomini vivono, abbiamo perso la connessione con questa polarità. Giorno-notte, notte-giorno, i cicli della luna che regolano anche il ciclo femminile, che generano il momento della nascita, la luna piena. La parte dell'energia lunare è sempre stata vista come l'energia femminile, come se questa fosse inferiore, esattamente l'opposto. Perché l'energia lunare è il riflesso dell'energia solare, priva di diversi filtri che ne attenuano la sua potenzialità vera. Quindi quando noi abbiamo quelle fasi di luna piena, in quel momento c'è l'energia solare. C'è l'energia solare che si esprime alla massima potenzialità. Chi ha un minimo di conoscenza di teurgia sa bene quali sono le fasi lunari in cui è meglio operare e non delle fasi solari, che hanno frequenze ben diverse. Questo cosa ci sta a dire? Che in quell'energia c'è la potenzialità che io posso cogliere quale operatore, conoscendo i tempi, le leggi che governano queste energie. Ma qual è la donna che oggi, dentro di sé, riesce a riconoscere quel suo ruolo? Capisci cosa voglio dire? Quello che sta accadendo, diciamo... dimmi. No, dicevo Bruno, riconoscere quel suo ruolo, che diciamo che il problema secondo me è che è difficile forse non solo riconoscere il ruolo e la propria sacralità, ma riconoscerlo in modo equilibrato, ecco, per intenderci. In modo equilibrato. Riconoscerlo non nell'eccesso, nell'esaltazione dell'ego, bensì nella amorevolezza, no, di questa... coscienza. Sai quando l'uomo comincia a provare la qualità di sofferenza che può vivere una donna? Quando prova una sofferenza profonda dell'anima, allora la parte maschile sta cedendo spazio alla parte femminile che ha la sofferenza nel farlo. Allora lì l'uomo vede la sua parte femminile, non vede la debolezza della sofferenza che sta provando, in quel momento prova la qualità femminile della sofferenza dell'anima, che non è la sofferenza del fisico, che è completamente diversa. È diverso dall'uomo che va in sala parto e... se non sviene, partecipa al momento del parto, no? E quindi capisce? Vede la sofferenza fisica della donna, ma hai ragione. Molti uomini poi non reggono a vedere quella sofferenza, che è quella fisica. Uomini, quella sofferenza fisica, come molti uomini hanno difficoltà a poter visionare le loro ferite fisiche, perché è come se venissero private della loro parte di forza maschile, o al massimo aumenta la loro alterigia di forza, ma greve, non dell'animo. Non è la parte femminile che aumenta, ma è la parte maschile che si carica ancora di più del voler dimostrare la sua forza, che è solo forza fisica, non è forza dell'animo. Quindi l'uomo, prima o poi, verrà provato nell'animo per poter provare quella parte di sé di sofferenza. Ci ritroviamo? Perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo, e stiamo parlando di livelli superiori comunque, perché l'impatto è sempre quello della sofferenza fisica, e quindi riuscire a capire, cioè fare questo salto di questo registro di lettura differente, è questo che secondo me è importante, riuscire ad arrivare ad avere accesso a queste letture che vanno al di là di quello che è ancora molto segnato dall'apparato percettivo, dalla dimensione della fisicità. Ma questo è un passaggio. Dimensione della fisicità. È un passaggio. È obbligato. Obbligato. Cosa sta accadendo adesso, in questa fase temporale, in cui, come abbiamo detto in altri momenti, i nodi stanno venendo al pettine? I nuclei familiari si rendono conto, molti, moltissimi, dove ognuno remava per sé, ma non erano sincronizzati nel remare e quindi andavano avanti zigzagando nella loro vita, capisci? Perché ognuno pensava a sé in attesa che l'altro comprendesse e l'altro a sua volta remava per conto suo in attesa che fosse l'altro a comprendere. Poi in realtà erano nella stessa barca, ma non remavano nella stessa direzione con lo stesso ritmo e tempo. Quindi sono andate avanti nella vita a caso, nella speranza, nell'attesa. Questo nel prossimo futuro, ed è un futuro molto prossimo, si evidenzierà ancora di più. Perché? Perché la coscienza comincerà a manifestarsi nella realtà di quanto ho vissuto sinora, ignorando l'altra mia vera controparte e addebitando l'una e all'altra la responsabilità reciprocamente. È per questo che molte famiglie troveranno delle separazioni istintuali, perché non si riconoscono più, perché hanno vissuto un ruolo esteriore ma non interiore. La parte più bella, io ritengo, in una relazione tra uomo e donna, uomo-uomo, donna-donna, non voglio entrare nel merito del giudizio, è quando l'amore è sentito nello stato d'animo e non è quando un mero richiamo della parte, oserei dire, fisica, sessuale, della pura immagine esteriore. L'energia della persona ha un imprinting, ci manda un messaggio. Ma quel messaggio lo devo cogliere se sono aperto come stato d'animo. Ecco che allora vedo la parte sacra nella mia compagna. Ma se io non condivido la sua qualità di vita, questo non mi porta a non avere comunque rispetto per la sua parte di qualità femminile che sta vivendo, capisci? Certo. Questo vuol dire avere dentro di noi prima di tutto amore per noi, quindi io sto già rendendo sacra quella parte mia, non la disperdo superficialmente o inutilmente, ma contiene una qualità non di desiderio fisico, ma una qualità di desiderio d'animo che trasmette all'altra persona lo stato di, come dire, di grazia che quella persona mi dà, la gratitudine che quella persona mi dà con la sua presenza, con la sua condivisione. Capisci lo stato di grazia? Che non è solo... io capisco, no, certo, difatti bisogna riuscire a fare questo percorso. Allora, ora la questione è di questi tempi. La questione di questi tempi è che la vita ci sta portando lo specchio di ciò che siamo dentro, è lo specchio della qualità che abbiamo vissuto sinora nel nucleo familiare, nel mio rapporto con me stesso. Siamo messi davanti alla realtà. Siamo pronti ad accoglierlo? Abbiamo l'umiltà e la forza d'animo di riconoscerlo, perché qui occorre avere la forza d'animo e l'umiltà. Altrimenti quella forza d'animo viene presa dalla parte egoica, che diventa una sopraffazione della parte animica dell'umiltà e mi dà la presunzione che io ero nel mio giusto diritto, perché sono così. Beh, quel sono così è tremendo. Quando uno dice sono così vuol dire che non prevede un tempo per l'evoluzione, no? Allora, io amo tantissimo gli animali in genere, ma i gatti in particolare. Amo tantissimo la natura, non mi posso permettere un giardino, mi posso permettere in terrazza un po' di piante, ma qual è il piacere che nutro e provo quando vedo la terra che dà qualcosa? Non è per il frutto che dà o il fiore che dà, ma vedi il piacere della vita che si esprime, capisci? Quando dentro tu hai quel desiderio di vedere la vita che ti dimostra che dalla nuda terra ti dà dei frutti, ti dà dei fiori, quale dovrebbe essere il tuo stato di gratitudine e di riconoscenza per la vita? Perché tu sei parte di questa vita. Ecco dove nasce poi il rispetto anche per la natura, non come vogliono imporci che sia, sì, ma è un rispetto di stato di coscienza, capisci? Sì. E ritorniamo sempre. Le persone che hanno il pollice verde sono quelle persone che dentro hanno amore per le piante, quindi le piante, essendo esseri vitali, cariche di percezione, sentono il tuo amore come gli animali. Che amore dai alla tua controparte se già con te stesso sei nella tua separazione? Dove può nascere la parte di sacralità, non solo della donna, ma della vita, se già tu dentro sei nella tua separazione? Bruno, vogliamo per concludere questo nostro appuntamento, vogliamo, insomma, dare qualche indicazione, perché noi siamo in un tempo duro, no? Siamo in un tempo duro, quindi bisogna tirarsi sulle maniche e cercare di fare ognuno la nostra parte. Io dico sempre questo, ma sono profondamente convinta, più che mai adesso, e bisogna che, cioè, noi possiamo solamente, parlo di noi, parlo come Focus, come te e tutti i relatori che vengono, quindi noi cerchiamo di fare questo lavoro di servizio per dare sostegno, per dare qualche aiuto, qualche indicazione. Ecco. Non lo metto in dubbio, condivido in pieno. Io ritengo che sarebbe bello poter avere un uditorio che entra in una sorta di dibattito, non di contraddizione, ma di scambio di impressioni. Cosa manca alla gente oggi? Innanzitutto l'amore per sé, che non è l'amore edonistico, non è l'amore narcisistico, è un senso di amore e di sacralità della vita, e noi non ringraziamo mai la vita per quello che abbiamo o che riceviamo, capisci? Perché quella nostra parte greve della dualità, della separazione, ci impedisce di ringraziare l'universo. Io oggi ho avuto qui una persona che mi ha detto una cosa bellissima. Quando sono a contatto con la natura in mezzo ai miei boschi, non vorrei mai tornare a casa, perché lì mi sento viva e mi sento di far parte di quella natura, del mondo intero. Capisci la bellezza d'anima? Perché mi sento in pace. E così è, certo. Perché mi sento in pace. Così è. Dove abbiamo difficoltà a portare questo aspetto di amore che è sacro, parlo di amore sacro, nella vita del quotidiano, perché entriamo nella contrapposizione. Siamo reattivi, non riusciamo a diventare proattivi con gli altri, perché continuiamo a subirli attraverso la personalità che non è stata riconosciuta ancora dentro di noi, e quindi ci dobbiamo difendere quasi per creare il nostro spazio vitale. O dobbiamo aggredire per essere riconosciuti, per avere un ruolo, un potere che non abbiamo dentro di noi. Questa è la parte più oscura della nostra, oserei dire, esistenza terrena materiale, una non consapevolezza dell'altra nostra parte vera. Dobbiamo partire da da quel livello, altrimenti saremo sempre nella inutile illusione che la vita porti a noi, che gli altri diano a noi, che grazie agli altri noi possiamo cambiare. Non accadrà mai. Sì, difatti penso che per fare il primo gradino penso che sia proprio quello della coscienza, come il titolo della nostra rubrica Camminare in Coscienza, cioè di prendere coscienza di quanto sia determinante essere noi quelli che tengono il timone in mano e non concederlo a ciò che sta fuori di noi, no? E quindi di recuperare davvero quella che è la nostra vera natura, la nostra sacralità, la nostra unicità anche. Allora, anche la nostra cosa accadrebbe se domani il demiurgo, il Dio, qualunque esso sia, si presenta e dice: io sono il Dio ed è una donna. Mm. Tu pensa alla gente la perplessità che potrebbe avere, perché non riconosce che non c'è il maschile e femminile, ma c'è la complementarietà di due aspetti che su questo piano di polarità devono per forza esistere, ma devono coesistere. Certo. È l'essere. Non è l'essere maschile o l'essere femminile, è l'essere. È l'essere. Quanto abbiamo accennato allora su quell'accenno su Atlantide, questa nostra separazione dentro di noi ci ha diviso già nei nostri codici genetici, in più ha portato l'ego, la personalità, e quindi io mi vivo essendo uomo, non riconosco la mia parte femminile, la donna si vive donna, non riconosce la sua parte maschile. Dovremmo cominciare ad aiutare la gente a comprendere che al di là del suo ruolo che vive, che interpreta in questa vita, c'è l'altra parte che deve ritrovare per avere il suo equilibrio dentro, altrimenti cercherà l'amore nell'altra parte, perché dentro di sé non è amore, ma vuole l'amore. Sì, però io penso questo. Poiché noi siamo amore, perché noi siamo quella scintilla divina, io lo dico sempre nei miei seminari, cioè, noi siamo quella scintilla divina, ma questo non perché è una mia teoria, perché tu ben sai, i nostri amici ben sanno che sono 22 anni che ricevo insegnamenti dai piani alti, noi siamo quella scintilla divina, quindi noi siamo amore, non possiamo aver bisogno di amore, perché noi siamo già amore. No? Non dovremmo entrare in questo loop, secondo me è determinante questo, perché nel momento in cui tu sei nella condizione del bisogno, sei in una condizione di dipendenza e peraltro ecco, non hai una tua, è proprio così, andando alla ricerca, come dicevi tu prima, che poi si prendono le grandi delusioni, se poi si è donna facilmente anche si muore, come noi vediamo. Ma vedi, io ho avuto persone che erano qui in lacrime nella vera sofferenza, persone anche giovani, perché si sentivano dentro nella solitudine, nell'abbandono, nel non trovare il compagno giusto, ma vedevi in loro proprio la disperazione. Da dove arriva questa proprio sofferenza d'animo, lacrime, singhiozzi, perché si sentivano come non poter meritare l'amore degli altri. È difficile. Mutilati. Io dico impropriamente, poveri orfanelli abbandonati che senza motivo non hanno il nutrimento d'amore della propria famiglia. Dove possiamo aiutare queste creature? Se sono così ancorate in quella sofferenza, non bastano le parole. Dobbiamo lavorare per far crescere dentro di loro una parte di coscienza che comincia a lenire la loro sofferenza, dando loro non la speranza, ma proiettando dentro di loro un'apertura nuova di forza interiore. Una nuova visione. Una nuova visione della loro realtà vera. E questo è importante. E questa è la cosa importante, perché altrimenti tutti quanti noi... Ti porto un esempio, perdonami, un flash che Quando l'uovo femminile viene fecondato, che in quel momento avviene la fecondazione, quell'ovo manda come un lampo di luce. È stato fotografato. L'hanno fotografato, sì. È stato molto bella quell'immagine, molto bella. Cosa ci dice questo? Che in quel momento c'è come una piccola fissione nucleare dove i due nuclei fondendosi cominciano a creare la prima cellula fecondata che diventa due. Quindi c'è una piccola esplosione di energia infinitesimale. Energia. Ma energia, allora ci dà la misura che siamo energia in un diverso stato di coscienza, di consapevolezza. Ecco la sacralità della vita. E noi lo vediamo nel momento del concepimento, su altri percorsi. Come è avvenuto il concepimento? Qual è l'imprinting di quel momento, oserei dire, non dico fatale, ma miracoloso? C'era amore? C'era violenza, c'era desiderio, c'era rabbia, c'era paura, c'è quell'imprinting. Quel bimbo, quella bimba crescerà portando dentro quell'imprinting. Certo. Capisce? Allora, la nostra sacralità la dobbiamo trovare dentro di noi. Perché essendo sceso per vivere un'esperienza, ho bisogno prima di tutto di trovare dentro di me la mia unità. Quindi devo cominciare non a sacrificare la mia vita, ma a renderla sacra. E viverla. E viverla, perché la devo vivere. Perché la vita, come dico nei momenti dei corsi sui nomi di Dio, il mio Dio è l'essere. La mia dottrina è la vita. Ma perché la dottrina è la vita? Perché la vita mi insegna attraverso l'esperienza. Ma se io non cammino nella vita e se non vivo l'esperienza, come posso evolvere come coscienza e come carattere? Però devo essere aperto a comprendere l'esperienza, il che vuol dire che devo avere almeno un minimo di consapevolezza, di coscienza, che mi dà l'umiltà di accettare l'esperienza. Quindi dobbiamo tornare, oserei dire, all'ABC della vita, con le persone che vogliono essere aiutate, aiutarle a capire che stanno vivendo un'esperienza, ma che hanno anche scelto loro in gran parte l'esperienza da dover vivere. Quindi vanno rieducati diversamente, ma non è facile, ti assicuro. Lo so che non è facile, perché sappiamo che più delle volte le persone vorrebbero che con una bacchetta magica gli si risolvessero tutti i problemi senza fare nessuno sforzo, così spera che qualcuno si sostituisca, tanti sperano che qualcuno si sostituisca a loro, mentre invece il discorso è che noi qua siamo e qui dobbiamo fare noi e nessuno al nostro posto. L'esercizio che abbiamo da fare. Ci hanno insegnato, ci hanno educato da centinaia d'anni che io sono peccatore, che devo essere penitente e se farai il bravo in questo, il premio l'avrai di là. Poi quando vado di là mi dicono guarda che non hai capito niente, il premio te lo devi meritare di là, giù, torna giù e ricomincia a lavorare, capisci il gioco? Certo, certo. Però, quindi diamoci da fare. Direi che potremmo concludere con questa riflessione la nostra puntata, che quindi diamoci da fare, prendiamo coscienza e ognuno di noi faccia la propria parte. E quando riterranno le persone che ci ascoltano e quando gentilmente il salotto di Anna vorrà ospitarci e vorremmo aprire qualche dibattito, più che volentieri vedrò da parte mia di poterci essere, ringraziando il salotto di Anna che ci ospita, perché se non ci fossero persone come te perderemo tante possibilità di scambio, di incontri, di confronto e di crescita, capisci? Ma guarda, io penso, come avevamo anche un po' accennato, che potremmo dedicare qualche puntata di questa rubrica di Camminare in Coscienza in diretta, senza neanche passare dal salotto, ma rimanendo in questa nostra bella finestra di riflessioni dove possiamo appunto aprire al dialogo i nostri amici che possono e quindi fare le domande e tu potrai dare risposte in diretta. Io amo sempre dire... Lo mettiamo in calendario. Io amo sempre dire, a Dio piacendo sarà ciò che bene che sia. Certo. Lanciamo l'idea, certo, lanciamo la possibilità, poi lasciamo che le cose si nutrano per ciò che è bene che sia, capisci? Questo è il mio punto di vista. Sì. Va bene, e poi guardiamo, vedremo i commenti dei nostri amici su questa puntata della rubrica e così avremo un po' il polso della situazione. Ma sono sicuro che ai nostri amici farà piacere trovare dei momenti di contatto. Io credo che questi momenti possano, e mi permetto di dire, debbano essere come dei semi che lanciamo, lasciando poi ad ognuno di cogliere ciò che ritiene sia più o meno utile per lui o ciò che ravvede o non ravvede, nella propria libertà e nel rispetto delle proprie convinzioni. Ci mancherebbe altro. Certo, e questo è il senso della nostra rubrica. Noi facciamo i contadini dell'anima. Esattamente. Siamo dei contadini dell'anima che vanno a mettere i semi qui e là, e quindi speriamo di aver messo dei semi buoni e che questi semi portino ad avere dei bei frutti, quindi per voi, e noi siamo molto felici di svolgere. Me lo auguro con tutto il cuore per tutti. Grazie Bruno, allora arrivederci al prossimo mese e grazie a tutti quanti i nostri amici che ci avranno seguito durante questa puntata e ancora grazie. Grazie Bruno, a te, grazie a quanti hanno avuto la pazienza di seguirci. Buona vita a tutti. Allora presto. Grazie Bruno. E anche a voi cari amici, vi diamo appuntamento quindi al prossimo mese con la prossima rubrica di Camminare in Coscienza. Ancora buon cammino a tutti, come dice Bruno, e buon tempo, aggiungo anch'io. A presto ritroviamo.